ragazzi, io sono Algisius e oggi si ritorna con Axel World vs World Art Online. Ok, però non posso perdere neanche un secondo perché il gioco ti mostra le missioni improvvise, che sono missioni che vengono, per l'appunto sono improvvise, riguardano solo delle aree della mappa che non vengono segnalate e ci dilungheremo però più avanti su queste cose qua. Comunque, nello scorso episodio Black Lotus si è rivelato essere più di un semplice robot o avatar di duello, se possiamo dire. Si è rivelata essere in realtà una persona che si è identificata col nome di Lotta. Mi ha lasciato un po' spaesato questa cosa perché non si fida di noi in qualche modo. Inoltre è rimasto a pensare anche al nome di Sao e Alo, per qualche motivo a noi ignoto per il momento. Intanto qua possiamo vedere che sto cercando di farmare un attimino, quindi why not? Naturalmente abbiamo delle missioni da fare, quindi i coboldi vanno eliminati. Ma proseguiamo nella nostra storia e ragazzi, questo lo conosco. Questa è Pina. Vediamo che ha da dire. Oh, oddio, penso che abbia poco da dire. Pina, uji datta ka? Ara, Shirika wa dou shita no yo? Issho ja nai no? È incredibile come il gioco ci evidenzi barili e che il fatto che ci sia un barile bianco, tra parentesi, che resiste a star bastrino. Quindi sì, direi che quello è il barile corretto. Che dite? Asuna, 何か言ったか? うん、何も? そうか。 助けて、助けてください。え、タル、今タルから声が。おい、こいつはまさか。 まったく、あんたってば、なんだって樽の中なんかにいるのよ。まあまあ、リズ。とにかく無事でよかったよ、シリカ。今日はずっとピナと二人だったのか?いえ、シノさんとリーバさんと一緒だったのですが、はぐれてしまって、途中でモンスターに襲われて、びっくりして樽に入ったら。 なるほどね。そのまま出られなくなったってわけか。あ、はい。そうか。シノンとリーファも草原にいたんだな。はい。きっと今もどこかで迷子に。この場合、迷子はどう見てもあんたの方じゃない?うん。まあまあ、早くみんな見つけてあげないとな。 Ok, la vera domanda è perché Silica era in un barile, ma è come ci è rimasta chiusa dentro. Zettai koko ni iru hazu. So yo, so ni kimatteru. Ano monster sai inakereba. なかなか強引な子だったね。なあ、
まあストレアの情報はもらえたし、一丁頑張ってくるとするか。Io questa tizia non la conosco. Amelia, penso che sia un'introduzione di Axel World vs World Art Online, perché non me la ricordo. Come si suol dire, non tutto il male viene per nuocere. Avendo accettato la missione di Amelia, abbiamo anche scoperto che Strea è all'interno di questo dungeon. Per chi non conoscesse Strea, ragazzi, è un personaggio che è stato introdotto dopo Hollow, Re Hollow, o Hollow Fragment, mi pare, quindi il primo videogioco di Saoma è uscito. Qua abbiamo ancora i soliti mostri, i soliti avversari, per il momento sono molto semplici da sconfiggere. Il dungeon può assomigliare molto a quello che abbiamo fatto l'ultima volta, ma d'altronde i dungeon di un'area sono tutti abbastanza simili. Ed eccoci arrivati da Strea. Ah! Kito! Asuna! Strea da! Honto da! Strea-san! Fuji di yokatta yo! Ok, il boss mi dà il tempo per commentare quello che ha detto Strea. Su, andiamo avanti. Tipo Silica. Cioè, hai avuto un'altra... Perché tutto ciò non ha senso? Va bene che Kirito è circondato da ragazzi, ma questa non dovrebbe influire sul gioco. Ok, ci voleva però un personaggio che sapesse drammatizzare la situazione. E Strea è proprio quello che ci serviva. Tornando seri, ok, come ho sentito, Strea è un'intelligenza artificiale e si può definire la sua linea di lui, perché è stata creata anche lei in World Art Online e quindi da Kayawa, se così vogliamo dire, e tenuta al sicuro dal sistema Cardinal, perché come sappiamo lui è stata tenuta prigioniera da Cardinal per molto molto tempo. Il boss che abbiamo davanti è abbastanza debole in realtà. Purtroppo, come vi ho già detto nello scorso episodio, per un paio di episodi io non saprò come targettare, perché non mi ricordo che devo premere L1 per targettare. Però le abilità, come detto, le sto facendo. Il brutto di tutto ciò è che, non potendo targettare, non so neanche quanta vita rimanente ha il boss. A parte menare di mani, possiamo vedere che sto usando lo switch in questo istante. Dovrei usare in realtà Echoes, infatti. Le switch è molto utile perché possiamo cambiare personaggio contemporaneamente. Infatti usiamo la nuova modalità di questo Sao per cambiare personaggio e concatenare le mosse finali di tutti. In questo modo le switch dura molto di più e fa molti più danni, il che è una cosa molto 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 interessante come meccanica e che si rivelerà molto più utile nel futuro. Questo qua, come ho già detto, è un boss di basso livello, quindi fargli molti danni con uno switch forse non ha senso, ma avendo una differenza di livello tanto alta, quelli che incontreremo nel nostro percorso, lo switch diventerà fondamentale per questo motivo, perché la differenza di livello comincia a farsi sentire dopo un po'. おい、ストレア！だからその呼び方とはすぐ抱きつく癖やめろ！パパひどい！じゃあママ！ストレアさん！もうそのさん付けやめてよ！私もアスナの娘なんですけど！じゃあストレア。パパ、ママ？とてもそのような関係性には見えないのだが。ん？何この子、パパがまたどっかで拾ってきたの？おいストレア、そういう誤解を招く表現はやめてくれ。いいじゃない、別にあながち的外れでもないでしょ。外れすぎだろ。でもちょっと貧相な感じね。私たちの仲間うちだとシリカタイプ？意味が全くわからない。だが非常に悪意を感じる。自己紹介と状況説明は移動しながらだ。長いせずにさっさと出るぞ。OK、il boss mi dà il tempo per commentare quello che ha detto Strea. Su, andiamo avanti. Tipo Silica. Cioè, hai avuto un'altra... Hai rimorchiato? Perché?
Perché tutto ciò non ha senso? Va bene che Kirito è circondato da ragazzi, ma questa non dovrebbe influire sul gioco. Ok, ci voleva però il personaggio che sapesse drammatizzare la situazione. E Strea è proprio quello che ci serviva. Davvero Strea tipo Silica a lotta? Cioè, non so se hai presente che è un avatar da duello, quello che se ti guarda tu muori. Quanta ignoranza! さっきなんて言った？モンスターをうっかり出現させたって言ってたわね、はあ、大丈夫かな。これはセブンちゃんが作った外部通信システムからのアラームだよ。相手は気候家か。やあやあキリト君、元気そうで何よりだよ。ご託はいいからさっさと状況を教えてくれないか。そのためにかけてきたんだろ。なんだよ釣れないね。まあこんな状況ならそれも仕方ないかな。少し待ってくれ。今グループチャットでアメリカから特別ゲストを呼んだんだ。じゃじゃーん、プリビエー、みんなのアイドルセブンちゃんよ。セブンちゃん、アスナちゃん、どうしたの？元気ないみたいだけど。なるほどね。ユイちゃんがそんなことに。ごめんねみんな、なんか私一人ではしゃいじゃって。ううん、気にしないで。セブンちゃんがアメリカに戻ってからこうして話すのは久しぶりだもんね。それよりも今の状況を教えて。運営のレクトはどう対処してるの？もちろんレクトとは話をしたわ。でも残念ながら解決の糸口になりそうな情報は何ももらえなかったの。まずこの状況は原因不明ということだ。正体不明のデータ介入が外部から行われている。ペルソナバベルというプレイヤーや NPC の名前も聞かなかったし、プライベートピクシーを捕らえるイベントクエストを実装したなんて話もない。関係性も不明だ。レクトは VRMMO の世間的な印象も懸念し、何か発生する前にログアウトを推奨した。それだけなんだよ。そうか、分かった。待つんだキリト君。まさかこのままプレイを続けるつもりじゃないだろうね。当然続けるぞ。原因不明の現象でユイが捕まったままで放置しておくことなんてできない。心中察するところだけど、今はログアウトをすべきだよ。アミュスフィアでデスゲームのような状態が発生するはずがない。それは疑う必要もないことだが、状況がわからない以上は予測不能な出来事もあるかもしれない。キリト君、一旦落ち着いてからまたダイブすればいいだけの話じゃないのか。この状況で再ダイブできるのか。できるよ。レクトに確認も取った。できないよキリト君。七色博士、そこは話を合わせてくれる約束では。どうせすぐ嘘だってバレちゃうよ。それよりも早く動いてもらってユイちゃんを救ってもらった方が話が早いよ。セブン、さすが俺たちの仲間だ。レクトはね、この事態が解決するまで再ダイブをシステム的に封じたよ。一度ログアウトしたらもうダイブできないことになってる。やれやれ、僕は君たちの絆の深さに感動して涙が出そうだよ。分かった、
好きにするがいいさ。責任は僕が持つよ。ただし君たちのプレイを続けさせることに担保はできない。上から強制的にログアウトさせろというお達しを受けたら、無理やりにでもアミュスフィアを取り外すからね。ああ、構わない。アミュスフィアがナーブギアほど直接人体に悪影響を与えないとはいえ、こんな不安定な状況下では安心はできない。それだけは理解しておくんだよ。すまないな、聞こうか。ちなみにリーファにシノン、クラインたちはまだダイブし続けてるのよね。うん、お姉ちゃんやフィリアもまだ ALO 内にいるよ。そうか、了解だ。みんな頑張ってね。うん、セブンちゃんありがとう。じゃあ何かあったらまた連絡を入れるよ、キリト君。すまん、聞こうか。いやいや、それじゃあまた。そういや、この子について何も説明しなかったな。状況を混乱させると判断してのことなのだろう。確かにこっちの状況を全部教えたら余計混乱させちゃいそうね。ログアウトも口うるさくなりそうだし。むしろロッタの仲間について何も聞けない会話の流れになってたよな。すまない。いや、構わないさ。話を続けよう。ああ、そうだな。飛行稼働セブンとの会話で時間が切迫していることは分かった。強制的にアミスフィアを外されるならまだしも、 GM 権限で一気にゲームサーバーをシャットダウンでもされたら終わりだ。俺たちはその前にユイを救い出し、ロッタを元の VRMMO に戻さなければならない。私の方は後回しでいい。きっとはぐれたクローも同じように思ってくれるはずだ。おそらくは君たちの言う転移門と同様の施設、離脱ポータルを見つけられれば戻れるはずだ。分かったよ、ありがとう。よし、そうとなったらとっとと他の仲間も集めちまおうぜ。 OK, il mistero si fa sempre più fitto, perché neanche i programmatori di Halo sanno cosa sta succedendo. E questa è una cosa molto strana, nel senso, i programmatori dovrebbero avere il completo controllo sul gioco, ma in realtà così non sembra. Tutta la menata della manutenzione di emergenza in realtà era un modo per pararsi, se volete, il fondo schiena. E abbiamo incontrato anche un altro personaggio, se così possiamo dire, che era presente in Lost Song anche, che è Seven. Seven è una sorella, ha tipo 11 anni se non mi ricordo male, è un genio e un idolo della musica. E anche una sorella che si chiama Rain, che è molto abile nella doppia spada, come Kirito. Konkai wa asoko ni deta ka. Mae to wa chigau basho da na. Yo, anta tachi mo ikai gate o shirabe ni kita no ka? Kinkyū mente tsūchi go ni fieldo ni shitsugen suru you ni natta nazo no gate sa. Ikai tte no wa ore ga katte ni tsuketa namae da kedo na. Shitsugen basho mo nazo.出現時間も謎。しかもその先は見たこともない異空間だ。さらにそこにこうするように舞い降りし銀翼のアバター。ロマンだ、これはとてつもないロマンだね。ああ、そうそう、銀色のやつがゲートの近くをうろうろしててさ、あんたたちも興味があるなら行ってみるといいさ。何か面白いことがあったら教えてくれよ。禁欲のアバター、まさかロッタの仲間かもしれないな。行ってみよう。 OK ragazzi, dopo aver scoperto che esistono dei portali per un mondo sconosciuto, io mi fermerei qui perché l'episodio di oggi sta durando tanto. OK, cosa ci aspetta dietro questi portali proprio non lo sappiamo. L'unica cosa che possiamo fare è aspettare il prossimo episodio di domani. Spero che intanto la serie vi piaccia, io oggi ho pubblicato il secondo episodio, noi comunque ci vediamo nel prossimo video di Axelworld vs Sword Art Online, quindi, bella ragazzi! Ah, se avete bisogno di chiarimenti o cose di questo tipo perché magari nella storia non ho tempo oppure non faccio a caso dei dettagli, fatemelo sapere, mi raccomando, e sarò lieto di cercare di darvi una risposta. Wow, 見当たらないか.
好奇心旺盛なやつだ。もしかしたらゲートに入ったかもしれないな。すまないが、少し探索に付き合ってくれるとありがたい。もちろんだ、ロッタ。みんな、気を引き締めていくぞ。